Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti. Sono state molte le adesioni che abbiamo avuto a questo convegno. Ne siamo felicissimi perché significa, insomma, che c'è un'attenzione forte e particolare rispetto al movimento dei gruppi di lettura che in Italia sta cominciando a consolidarsi come nelle migliori tradizioni europee. Oggi abbiamo ospiti importanti, insomma, che hanno aperto la strada anche verso questi movimenti, ospiti inglesi, ospiti spagnoli, che avranno una parte importante e fondamentale, no? Che consentirà a noi in qualche modo di contestualizzare la nostra esperienza, ma avere anche un paradigma, un punto di riferimento entro il quale collocarci. Per cui apriamo questo convegno, non convegno, l'abbiamo chiamato, perché in realtà noi non siamo qua per dire cosa bisogna fare, ma vuole essere un momento di partecipazione orizzontale, di discussione aperta. Infatti ci saranno dei momenti dedicati nel pomeriggio a raccogliere le opinioni di tutti per cercare, insomma, non dico di trovare una sintesi qua oggi, ma perlomeno per individuare delle linee guida che possano accompagnare questo processo nell'arco degli anni a venire. La giornata come da programma quindi sarà ricca ed articolata. Grosso modo, mi prendo un attimino di spazio anche per descrivere e sintetizzare la giornata, grosso modo suddivisa in sei grossi momenti. Adesso è il momento dell'apertura, no? Anche se il convegno parlerà sostanzialmente di gruppi di lettura. Noi pensiamo che una casa naturale dei gruppi di lettura, ma poi anche dirò non l'unica casa, non per forza la casa per eccellenza, noi crediamo che debbano essere le biblioteche di pubblica lettura dei comuni. Per cui va contestualizzato anche la funzione che le biblioteche di pubblica lettura svolgono, le funzioni che hanno assunto, le funzioni che assumeranno in questo contesto anche di crisi economica molto, molto forte, per cui il mio intervento, immagino anche l'intervento del collega di Cologno Monzese Salzarulo e poi anche l'intervento più tardi, quando arriverà, che avevano impegno dell'assessore alla cultura di Milano Stefano Boeri, tenteranno insomma di descrivere un po' il contesto all'interno del quale ci muoviamo. Evidenziandone le potenzialità, ma evidenziandone anche le criticità in questo momento storico dove gli investimenti per la cultura vengono un po' meno per una serie di ragioni che magari vedremo anche di approfondire. Proseguiremo poi con quella parte che abbiamo chiamato affondi, che verrà coordinata dal direttore di biblioteche oggi, Massimo Bellotti. Dopo questa prima fase, che sarà piuttosto consistente, ci diamo un attimo di pausa, c'è un buffet sopra, avviso chi non lo sapesse, per cui ci sarà un momento anche ludico, ma che potrebbe essere anche il momento per scambiarsi delle opinioni, delle informazioni, discutere anche tra di noi, non è solo un appuntamento di tipo gastronomico, ecco. Proseguiremo poi al rientro con la parte di sfondi coordinata dalla nostra direttrice di sistema, la dottoressa Marilena Cortesini, dove lì sarà il momento, insomma, dove sentiremo le esperienze internazionali, saremo tutti molto attenti per capire cosa fanno soprattutto in Spagna e in Inghilterra, che poi sono stati precursori dei movimenti di gruppi di lettura. Proseguiremo dopo con le spigolature, con diversi interventi anche da parte di nostri bibliotecari, assistenti di biblioteca, ospiti un po' da tutta Italia. Proseguiremo ancora con azione di lettura che a mio avviso è forse il vero fulcro della giornata, cioè quel momento partecipato in cui tutti potremo in qualche modo svolgere delle riflessioni, delle considerazioni, fare delle proposte, portare delle idee. Ecco, poi ancora ci sarà l'ufficio delle lettere smarrite di Malivail, che ci accompagneranno anche con inframmezzi ed incursioni video, libreria di libri da leggere in collaborazione con Libreria Claudiana di Milano e molti altri appuntamenti. Ecco, una giornata veramente molto ricca che cerca di approfondire ogni singolo aspetto dell'oggetto del convegno. Per cui tante cose, sperando di stare nei tempi, a partire da me, che cercherò dopo la contestualizzazione di non andare troppo in là. Ecco, quindi sa
si avanza uno strano lettore, inteso sia come individuo ma soprattutto come gruppo, no, gruppi di lettura, però i gruppi sono fatti da persone, per cui questo strano lettore è un lettore singolo ma è anche un lettore individuale, è un soggetto di relazioni. È un convegno non convegno sul mondo dei gruppi di lettura che cerca di aprire un confronto, come detto, italiano-nazionale, avendo però sullo sfondo le esperienze europee più importanti, con l'obiettivo dichiarato, e lo dichiaro io anche adesso in apertura, di aprire lo spazio ad un possibile coordinamento nazionale dei gruppi di lettura. Oggi noi vorremmo tentare, forse non siamo i primi, sono già stati fatti altri convegni, magari anche più importanti del nostro in giro per l'Italia, ma crediamo che dopo un po' di anni di esperienza sia arrivato anche il momento di cercare di trovare un luogo comune di incontro tra i diversi gruppi di lettura che in Italia si muovono con le diverse soggettività. E delle biblioteche che promuovono questo tipo di incontri, no? Per cui c'è una parte che riguarda il lettore, la persona, il fruitore, il produttore di cultura, ma c'è anche una parte che riguarda l'istituzione, che riguarda le biblioteche civiche di pubblica lettura, che in qualche modo si devono assumere in questo periodo storico anche un compito così, diciamo, di facilitatore, di incentivatore di una nuova modalità di fruire della cultura. La biblioteca come luogo della creazione, della produzione di cultura, del luogo dove si costruiscono assieme ai gruppi di lettura anche dei legami sociali, degli scambi di esperienze e saperi, utilizzando sia il web, no? Non ne possiamo fare a meno, insomma, di utilizzare il web, ma che però poi si trasforma anche nei più naturali, storici e tradizionali incontri fisici, nelle riunioni dove ci si guarda anche in faccia, ci si conosce personalmente e non solo attraverso le idee che sul web possiamo portare. Biblioteche che naturalmente si propongono, come detto, come casa comune, ma che non vogliono neanche esagerare, cioè non vogliamo neanche costringere nei nostri confini il movimento, che per definizione si espande oltre i confini assegnati o collegialmente individuati. Ora, non è che l'istituzione o le biblioteche devono mettere il cappello sopra un movimento che si è in qualche modo auto-organizzato, anche dentro le biblioteche, ma anche fuori dalle biblioteche. Per cui, dal mio punto di vista, le biblioteche devono essere un'opportunità, non devono essere un carcere dei gruppi di lettura. Ecco, magari è forte l'espressione, però, per rendere il concetto. La biblioteca come opportunità, non come vincolo. No, questo credo che sia estremamente importante. Biblioteche di pubblica lettura, quindi, che incentivano la libera espressione individuale e collettiva, che vogliono candidarsi ad amplificare il movimento e non a rappresentarlo in tutto e a governarlo come mera funzione organizzativa. Ecco, biblioteche come luogo aperto, non come chi dà le regole per gestire il movimento in atto. Con questo spirito quindi lanciamo oggi ufficialmente la proposta di coordinamento nazionale ed il portale per la rete dei gruppi di lettura, di cui se ne parlerà molto nella giornata odierna, con parole ed argomentazioni molto più complesse, articolate e sensate di quanto non possa fare io nella mia veste di presidente di un sistema bibliotecario. Quindi a questo punto io mi asterrei un attimo dall'approfondire il tema gruppi di lettura, perché appunto la giornata si svolgerà in tutta su questo terreno. Partendo però dal senso stretto della giornata di oggi, non possiamo noi amministratori pro tempore, a tempo, dalle biblioteche di pubblica lettura dei nostri comuni non affrontare il tema più ampio di cosa immaginiamo per il complesso delle attività e delle funzioni date ad assunte dalle biblioteche civiche. Voglio io, ma penso che faranno altrettanto, appunto, come detto prima, i colleghi assessori di Cologno e di Milano, esplicitare le grandi potenzialità offerte dai nostri servizi nella costruzione di offerte culturali, non fine se stesse, ma tese, questa è la mia convinzione forte, nella più generale costruzione di un senso di coesione sociale, un senso di appartenenza alla comunità. Cioè la cultura non è solo fine a se stessa, è finalizzata a costruire società, a fare società, a creare solidarietà. Per cui io credo che il nostro
impegno più grosso come amministratori vada impostato in questa direzione, per costruire un senso di sé della comunità e fare dialogare le diverse comunità tra di loro, indipendentemente dalle condizioni socio-economiche, psicofisiche, etniche, culturali, per cui ritorna al tema della biblioteca aperta, della biblioteca che deve garantire strumenti per l'accesso ai disabili, deve garantire strumenti per l'accesso agli immigrati, deve creare opportunità per chi ha strumenti culturali inferiori, diciamo, che ha avuto percorsi didattici, studenteschi non del tutto appropriati per condizioni di vita particolari. Ecco, la biblioteca deve essere una porta aperta, una porta girevole, ovvio, dove si può entrare, dove si può uscire, ma assolutamente aperta al complesso della società. Lo sforzo operato nell'ultimo biennio dai comuni che costituiscono il nostro sistema bibliotecario, che mi pare di non aver visto citato da nessuna parte, per cui lo ricordo, il nostro sistema bibliotecario, oltre che ad essere il più antico della provincia di Milano, noi siamo il primo sistema bibliotecario nato ancor prima della legge regionale 81 che ha regolato i sistemi bibliotecari, è formato dal comune di Cologno Monzese, che ha assunto da alcuni anni la funzione di comune capofila, che storicamente invece era stata assunta per un po' di decenni prima dal comune di Brugherio. Comune di Brugherio, quindi il comune di Cernusco sul Naviglio, il comune di Carugata, il comune di Vimodrone, il comune di Bussero e il comune di Cassino dei Pecchi. Un'aggregazione territoriale non molto ampia, diciamo, nel contesto milanese, è un sistema che conta circa 175.000 abitanti. E il nostro sforzo in questi anni è stato caratterizzato dalla volontà di salvaguardare questa esperienza, no? Che non solo è storica, no? Per cui con quel tratto romantico, per cui le cose antiche sono normalmente da preservare, ma sono da preservare perché noi crediamo di aver messo in campo in questi decenni dei modelli anche di politica bibliotecaria all'avanguardia. Forse un po' meno visibili dal punto di vista, come sistema, dico, delle manifestazioni pubbliche, cioè meno visibili nella cittadinanza. Però dal punto di vista degli indicatori di qualità biblioteconomica, i bibliotecari che sono qua presenti lo sanno, le modalità di catalogazione, gli indicatori di catalogazioni, lo sforzo per introdurre nuove tecnologie, di dare supporto, io credo che il nostro sistema bibliotecario non è secondo a nessuno, almeno nella provincia di Milano. Ovviamente ha dei pregi e dei difetti, sui difetti cerchiamo di migliorare, sui pregi cerchiamo di mutuarli con le esperienze che a noi stanno vicino. Ecco, negli ultimi anni siamo stati molto impegnati su funzioni, ahimè, di tipo politico-amministrativo. A partire dal 2000, Regione Lombardia, nei suoi piani triennali, aveva più o meno deciso la nostra fine. Spingeva ad aggregazione di almeno 300.000 abitanti, individuando la condizione geografica di costruzione dei sistemi come condizione base, no? Come se il produrre cultura dipendesse dal territorio geografico, fisico, morfologico di appartenenza. Noi 12 anni che tentiamo di resistere tenacemente a questa deriva organizzativo-territoriale, dicendo e promuovendo il concetto che i sistemi bibliotecari funzionano sullo standard di servizio offerto alla cittadinanza, funzionano sui legami costruiti tra comuni, costruiti tra bibliotecari, costruiti tra utenza, nella fruizione e nella produzione culturale, non sono i confini territoriali che devono definire l'esistenza dei sistemi bibliotecari. Devo dire che questo nostro sforzo, questa nostra resistenza sta in qualche modo pagando, perché pare attualmente che spariranno invece le province, non i sistemi bibliotecari. Noi avevamo comuni, Brugherio, che era diventato della provincia di Monza, e si preludeva per noi uno scioglimento del sistema o un accorpamento in altri ambiti. Ora, viste le nuove situazioni, invece si riapre il campo, e se riapre il campo noi magari in un prossimo convegno vorremmo affrontare questo tema, pensando alla città metropolitana come una città aperta. Basta confini territoriali, facciamo cultura, produciamo servizi, andiamo verso le persone, non dobbiamo essere noi autoreferenziali dal punto di vista organizzativo istituzionale, cioè dobbiamo uscire dai luoghi, dalle stanze dell'organizzazione istituzionale per andare più verso la gente.
Ora, dopo quindi questo decennio di resistenza, si apre questa nuova pagina. Oggi ci auguriamo che poi l'assessore di Milano, Stefano Boeri, possa partecipare, perché può essere oggi il primo ambito di interlocuzione sul nuovo modo di dialogare tra centro e periferia, tra Milano e la provincia di Milano, in una visione magari diversa dell'organizzazione delle politiche culturali. Detto questo, però, noi siamo in una condizione dove c'è un ripiegamento generale degli investimenti italiani nel settore della cultura. Famose, ahimè, nel mondo sono state le parole inopportune di un ex ministro che ha detto: con la cultura non si mangia. Al di là che questo non è affatto vero neanche in termini di PIL, di prodotto interno lordo, perché con la cultura si lavora, si produce economia, si producono opportunità, ma al di là del discorso meramente economico si produce cittadinanza, cittadinanza attiva, si producono cittadini con la cultura, per cui con la cultura si mangia, cioè si costruiscono società, civiltà. Ora, noi ci auguriamo che anche chi ci deve rappresentare nel mondo a livello nazionale comincia a tornare un po' sui suoi passi con i finanziamenti alla cultura. Noi nel nostro piccolo, come comuni, ora le parole magiche che girano, detto in politichese, questi anni, patto di stabilità, tetto delle spese sugli investimenti, sulle spese correnti dei comuni, insomma i comuni si sono trovati in qualche modo a ridimensionare un po' il loro operato. La scelta che noi sette comuni del nostro sistema, in generale chi più chi meno, a seconda delle condizioni che si trovano a vivere nel proprio comune, abbiamo sì tagliato per obtorto collo anche per vincoli di legge sulle culture, ma con il faro che non si toccavano le politiche bibliotecarie, perché qua sta il vero fulcro dal nostro punto di vista, qua sta la vera dimensione di rilancio dei servizi per la cultura in genere, indipendentemente poi se è cinema, teatro, spettacolo, eccetera, eccetera. Ma se non abbiamo un luogo di raccolta della documentazione, di distribuzione dell'informazione, di luoghi dove poter confrontarci, non c'è cinema o teatro che tenga nella politica dei comuni. La politica culturale dei comuni deve essere impostata principalmente sul sostegno delle politiche bibliotecarie. Per cui politiche bibliotecarie come conquista di civiltà, fuori da ogni testimonianza retorica, ma anzi con la convinzione che con la cultura resta aperta la speranza di un mondo migliore ed un modo più equo e rispettoso della diversità. La biblioteca per antonomasia è il luogo della diversità. In biblioteca si trova tutto, dai documenti più terrificanti elaborati dall'uomo e dalle società, agli stessi documenti fantastici che aprono spazi invece di collaborazione, di costruzione di futuro che gli stessi uomini e le stesse società hanno partorito. Per cui la biblioteca è anche come il luogo delle contraddizioni, dalle contraddizioni dentro le quali però possono nascere dei nuovi saperi. Ecco, difendere la biblioteca significa, a nostro avviso, a mio avviso, difendere i lettori, che per analogia significa difendere l'uomo e l'umanità nella sua specificità. Forse vado un po' troppo in là, ma io sono fermamente convinto di questo principio, che senza la produzione culturale non c'è crescita umana, per cui da qui il vincolo stretto di tenere ferme gli investimenti e le spese per la biblioteca. Gli elementi innovativi, e vado velocemente alla conclusione, giusto anche per contestualizzare sul nostro sistema, che hanno favorito il rafforzamento in particolare delle funzioni tecniche, sono stati vari. Tra i più rilevanti e opportuno, io segnalo questi ambiti: l'investimento economico e professionale in nuove tecnologie. Noi abbiamo 2-3 biblioteche molto grandi, e con anche un certo riconoscimento a livello provinciale, che sono Cologno, Brugherio, Cernusco. Ne abbiamo altre medie, Carugate, Cassina, alcune piccolissime tipo Bussero. Il nostro compito in questi anni è quello di cercare di ridurre le distanze,